Allora, ci siamo lasciati con la probabilità dell'ambo che è circa 1 su 400, però prima di andare avanti e calcolare la probabilità di termo, quaderno e cinquina, la probabilità dell'ambo si può calcolare anche in un altro modo. La probabilità dell'ambo, possiamo fare anche un altro ragionamento. Lo facciamo e vediamo se le cose funzionano. Allora, denominatore stavolta cosa voglio dire? Io devo estrarre 5 numeri da 90. Questo come si può fare? In 90 su 5 modi possibili. Queste sono tutte le estrazioni possibili. Nell'estrazione l'ordine non conta, no? Anche se c'è prima, può contare poi quando andiamo a fare il superenalotto perché si prende. Però per quanto riguarda l'ambo, terno, quaderno appuntati su una certa ruota, l'ordine non conta. Quindi le estrazioni possibili sono 95. Adesso cosa posso contare? Le estrazioni che mi fanno vincere. Allora, quali sono quelle che mi fanno vincere? Quelle che hanno i due numeri che ho puntato io, se voglio fare l'ambo. Quindi a quei due numeri li devo estrarre tutti e due. E però se faccio questo rapporto viene molto di meno della probabilità dell'ambo. Per quale motivo? Perché supponiamo che io abbia puntato 18 e 89. Qua se, se gli altri tre numeri sono 71, 23 e 34 oppure sono 5, 7 e 46 non è importante. Che cosa significa? Che se estraggo, se completo l'estrazione con tre numeri presi dagli altri 88, comunque questa è una combinazione che mi fa vincere perché contiene i due numeri che ho puntato io. Andiamo a vedere se le cose funzionano. Allora, 2 2 fa 1, no? Perché 2 fattoriale fatto 2 fattoriale, quindi quello non si scrive. Qua invece ho il numero di combinazioni di 88 oggetti a 3 a 3, quindi 88 per 86 per 86 fratto 3 fattoriale che fa 6. Quindi abbiamo il numeratore questo. E al denominatore ho 90 per 89 per 88 per 87 per 86 fratto 120. Andando a semplificare, questo sta al denominatore, questo in realtà è come se fosse al numeratore, quindi semplificando e mettendo al numeratore abbiamo 20 per, poi questo, questo e questo si semplificano con questi e mi rimane al denominatore 90 per 89. Ora riconosciamo che mi viene esattamente lo stesso risultato che mi è venuto prima, poi semplificando viene 1 su 400. Quindi la probabilità dell'ambo è sempre questa. Questo tipo, quest'altra diciamo ragionamento ce lo mettiamo da parte perché poi lo vogliamo controllare per essere sicuri anche sul terzo, sulla quaderna, sulla cinquina, vedere che viene lo stesso risultato e poi perché è un ragionamento di tipo diverso e quindi magari in un problema uno dei due ci può soccorrere meglio rispetto all'altro. Ok, andiamo a vedere la probabilità del termo. Oh, prima di fare la probabilità del termo, qualcuno durante la pausa mi ha chiesto ma se io gioco 1 euro oppure 3 euro su tutte le ruote quante sono? No? 10. Roma, Genova, Palermo, eccetera. Allora, quello non è un problema perché è come se tu giochi 3 euro su 10 ruote, è come se tu avessi giocato 30 centesimi lo stesso ambo su ciascuna delle ruote. Cioè tu giochi 18 e 89. 3 euro su tutte le ruote. È la stessa cosa come se tu avessi giocato 18,89, 30 centesimi sulla ruota di Napoli, 18,89, 30 centesimi sulla ruota di Roma, e così. Chiaro? Quindi, mettiamo che il tuo ambo esce sulla ruota di Genova. Quanto vinci? Non vinci più 3 per 250, 750 euro, ma vinci 75 euro, cioè incassi 75 euro. Perché? Perché sulla ruota di Genova è come se tu avessi puntato 30 centesimi per 250 ti fa
costa 75 euro. Chiaro? Perché la probabilità di vittoria non è più una su 250, ma è una su 40, perché giocato su 10 numeri diversi. Più o meno, perché potresti, non è esattamente così, perché potresti vincere su due ruote diverse, diciamo, però è equivalente a quello che ho detto. Non complichiamo il discorso. Ok, questa è la probabilità del lambo, quindi quella non è un problema, quindi ci conviene rimanere concentrati su un'unica ruota. Andiamo a vedere la probabilità del terno. Allora, cancello qui e andiamo a fare la probabilità di un terno. Il famoso terno all'otto, no? Si diceva vincere un terno all'otto era... Perché? Adesso vedremo perché. Che effettivamente non è una cosa probabilissima. Allora, come si va a calcolare la probabilità di fare un terno? Allora, quanti sono i terni possibili? Tre. Questi sono i terni possibili. Diciamo, io ne ho giocato uno, se quest'uno è tra quelli che si possono fare con la cinquina estratta, vinco, se no no. Quanti sono i terni che si possono fare nella cinquina estratta? 5, 3. Andiamo a scrivere. Allora qui abbiamo 5 per 4 per 3 fratto 3 fattoriale fratto 90 per 89 per 88 fratto 3 fattoriale. Questo e questo semplifica. Allora abbiamo 20 per 3 fratto 90 per 89 per 88. Allora, cominciamo a semplificare, qua è 2, qua è 9, qua è 1, qua viene 3, qua è 1 e qua viene 44, quindi qua mi viene 1, al denominatore devo fare 44 per 89 per 3, facciamolo 89, 44 per 3 fa 132, quindi 178, 267, 89, 8, 4, 7, 11. Vediamo un po'. Ok, quindi la probabilità è una su 11.700, quindi la probabilità di vincere. Come ho fatto a controllare di aver fatto bene? Qui ho fatto la prova del 9, non so se la sapete fare, ma prima o poi la rivedremo anche quella. La probabilità di fare terno è 1 su 11.740. Andiamo a vedere se, ragionando nell'altro modo, la probabilità di fare terno viene uguale. Come era fatto il ragionamento alternativo? Invece di guardare i terni diciamo possibili e quelli che mi facevano vincere, vado a guardare tutte le estrazioni possibili, che sono sempre 95, e poi le estrazioni che mi fanno vincere, che vuol dire che dei tre numeri che ho giocato io li devo prendere tutti e tre, e degli altri 87 ne devo prendere due. Quindi questo viene 87 per 86 fratto 2, 2 fattoriale che fa 2. Da quest'altra parte 90 per 89 per 87 per 86
fratto 120. Quindi questo e questo, ci manca 88. Quindi viene 60, perché questo sta al numeratore, fratto 90 per 89 per 88. Allora, se ci fate caso, qui era 60 fratto 90 per 89 per 88, quindi è lo stesso risultato. Poi semplificato, viene esattamente lo stesso risultato. Non è necessario semplificare una seconda volta, l'abbiamo già fatto. Quindi, come vedete, la probabilità è crollata drammaticamente. Perché? Da qui si vede proprio bene, perché prima ne fissavo due di numeri, stavolta ne fisso tre, quindi questo numero qua, il numero del denominatore è sempre lo stesso, questo numero qua scende parecchio. Prima era 88,3, nel prodotto c'avevo tre numeri grossi, 88 per 87 per 86, fratto 6, stavolta c'ho soltanto 87 per 86, fratto 2, e quindi la probabilità scende di tutto. Ah, la probabilità della quaderna. La probabilità della quaderna, lasciamo scritta la probabilità del terno. Allora, quella là fatta in questo modo ve la rifate da voi. Io vi faccio vedere un altro trucco che si può usare spesso in matematica. Andiamo a vedere, andiamo a calcolare la probabilità della quaderna in questo modo qua. Allora, vi ricordo che questo era 87 per 86 fratto 2 fratto 90. Vabbè, qua è 90 fattoriale, cioè, lasciamo scritto così, 95, tanto per la non ci interessa. Questo qua lo voglio scrivere per esempio, su quello là. La probabilità della quaderna è 4, 4, 86, 1, perché dei 5 numeri, dei 4 numeri che ho giocato ne devo scegliere tutti e 4, e degli 86 numeri che rimangono ne posso scegliere solo uno, fratto 95. Allora, questo come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come 86 fratto 1, che non scrivo, fratto 95. Allora, questa che cos'è? È esattamente la probabilità del terno per 2, scusate, sì, per 2 fratto 86. Perché, vedete, se io questa la moltiplico per 2 e divido per 87, ottengo la probabilità della quaderna. Ok? Allora, che cosa se ne deduce? Che la probabilità della quaderna è uguale a 1 fratto 1000, 11.000 748 fratto 2 per 87, cioè per 87 al denominatore. Per quale motivo? Questa è la probabilità del terno, ho semplicemente sostituito la probabilità del terno. Ok? Allora, innanzitutto facciamo questa semplificazione. Qua viene 5874. Okay? La metà di quello, e adesso mi viene 1 e sotto devo fare il prodotto, quindi devo fare 5000, lo facciamo da qualche parte, la probabilità del terno non mi serve più, devo fare 5874 per 86. 7 per 4 28, 49 51 61 41 32 59 69 46 8 3 0 1 1
5, 13, 6, 6, 36, 0, è giusto, dovrebbe essere, quindi è una su 500.000, quindi la probabilità di fare quaterna, quindi quando si dice la probabilità di fare un terno all'otto è perché quella è piccola, molto piccola, ma ancora ne, diciamo, si vede come una cosa che può succedere, quaterna proprio. Okay. Qual è la probabilità di fare cinquina? La probabilità di fare cinquina in questo caso i due ragionamenti coincidono, perché qual è la possibilità di fare cinquina? È 1 su 95, cioè devo azzeccare quell'unica estrazione che viene fatta su quella ruota. Le estrazioni possibili sono 90 su 5, quindi è la probabilità della quaterna per 1 fratto 86, perché la probabilità della quaterna al numeratore c'è 86, questa qua al numeratore c'è 1, quindi non lo faccio perché non voglio perdere tempo, devo fare, la probabilità di fare cinquina è circa 1 su 86 per questo numero, 86 per questo numero farà circa 44 milioni, 43 milioni, è un po' di più, quasi 44, 43 milioni 949 mila 268, qui sì, quasi 44, perché c'è 86 per 500.000 che fa 43 milioni e poi c'è 86 per 11.000 che fa quasi 1 milione, quindi quasi 1 su 44, cioè poco più di 1 su 44, quindi la probabilità di fare cinquina è così bassa. Adesso queste sono le probabilità di vittoria. Sulla cinquina però adesso non lo so se hanno cambiato, un tempo quando ero ragazzo io in realtà queste cose le so, non perché giocassi all'otto, ma perché stavano su un bellissimo libro di matematica di una bravissima matematica che si chiama Matematica nella realtà, di Emma Castelnuovo e Mario Bono. Emma Castelnuovo è stata una grande matematica vissuta, nata prima della guerra, insomma era ragazza durante la guerra, cioè, ed ha insegnato alle scuole medie. Questo libro è un libro di fatto con di esperienze fatte con i ragazzi della sua scuola. C'erano anche questi calcoli. Quindi questo l'ha fatto tutto con ragazzi di prima, seconda e terza. Ok. Comunque allora la probabilità, diciamo la cinquina pagava 1 milione di volte la vostra. E se ci pensate è una percentuale ridicola rispetto a 43 milioni. È pochissimo. Oltretutto mi pare che c'era un limite di giocare, cioè potevi giocare 1.000 lire, fingeva al massimo 1 miliardo. Una cosa del genere. Non so se l'abbiamo aumentato, però in realtà a che cosa era legato questo? Era legato a un altro problema. Al problema, il lotto sapete da quanto tempo esiste? Qualche secolo. Andate a leggere Il paese di Cucagna di Matilde Serafini. Esiste da un bel po'. Si prendevano i bambini piccoli per far estrarre i numeri. Bambini, perché? Qual è il vero pericolo? Il rischio di truffe. Queste cose si può, per soldi si può barare, no? Che ne so, se c'è una pallina calda, allora io già so che quel numero uscirà, anche se io non so esattamente tutti e 5 i numeri, ma se sapessi 3 numeri
dei 5 da estrarre, io quanti ne dovrei, quanti cinquine dovrei giocare per essere sicuro di vincere? Dovrei, dagli altri 88 dovrei estrarne, fare tutti gli ambi possibili, no? Quindi dovrei fare 88 per 86 diviso 2, dovrei fare, che ne so, meno di 5.000 giocate, me ne ripartisco un po', facciamo un lotto di persone, ognuno ne fa centinaio, 50 persone, vinciamo la cinquina. E la cinquina paga tanto, ma già questo sarebbe molto sospetto, si può fare se tu sai anche solo un numero che viene sicuramente estratto, puoi giocare sul terno e farsi camuffare un po' le cose in maniera che sulla singola estrazione nessuno se ne accorga. In realtà oggi come oggi, se ci sono delle truffe e vincite anomale, se ne accorgono subito. Perché se ne accorgono subito? Perché fare i calcoli ci stanno i computer. Quindi se ci sono delle vincite anomale che non rispettano le probabilità, sono molto al di fuori di quello che è, diciamo. Alcune vincite anomale non sono veramente anomale. Per esempio, ci fu negli anni 80 ci fu un caso famoso del 34 sulla ruota di Napoli, cioè molti giocavano a ritardo. Quindi il numero 34 ritardava da molte estrazioni, erano più di, che ne so, 100 estrazioni che erano uscite sulla ruota di Napoli, e quindi molte persone si ostinavano a giocare sempre questo 34. Quando effettivamente uscì, in quell'occasione, allora era lo Stato che gestiva il lotto, dovette pagare un sacco di soldi, ci perse in quell'estrazione, sì, ma in tutte le altre che erano, che c'erano state prima, no, perché diciamo qui la gente sempre sul 34 giocava, almeno da un certo punto in poi. Quindi in quel caso non vuol dire che, diciamo, se, che ne so, quella, su quella volta c'è stata una concentrazione di giocate sul 34, questo sia dovuto al fatto che sia stata una truffa, no, in quel caso era perché era un numero ritardatario, però uno deve capire. Certamente anche adesso sentite parlare di truffe, per esempio sulle partite di calcio. Ogni tanto cosa segnalano? Segnalano movimenti, giocate anomale su certe partite, soprattutto verso la fine del campionato, vedono delle giocate anomale su quella partita, cioè, questi stanno giocando su quella partita e stanno giocando a favore di quella squadra perché già sanno che vince, o perché si pensa che ne so, che le due squadre non abbiano motivazione, magari pareggeranno, allora può essere una cosa anche normale. Però se troppo concentrato e se è un risultato inatteso, non logicamente, e poi magari si verifica veramente, allora quelli vanno a indagare. Non hanno chiaramente le prove, però è un punto di partenza per andare in bene. Quindi c'è anche questo. Andiamo a vedere un attimo come funziona il superenalotto. Come funziona il superenalotto? Intanto, chi lo gestisce il lotto? No. È una società? Ah, come si chiama? Lottomatica. Ma non lo so come si chiama, perché prima si chiamava così, ma adesso non so se è cambiato. Naturalmente lo Stato ci incassa, diciamo, una quota, infatti il fatto che sull'Ambo non ti diano 400 volte la posta ma 250 volte la posta è dovuto anche al fatto che una parte lo devono pagare a quello che ti vende il biglietto, qualche cosina gli devono dare, una parte la devono dare allo Stato di tasse, eccetera. Il lotto per il banco è un gioco nel quale può perdere. Se io per qualche proprietà di divinazione azzecco sempre i numeri, il banco mi deve pagare e può andare a casa sua. Con lo superenalotto invece, il banco non perde. Come funziona il superenalotto?
Allora, tu devi indovinare 6 numeri su 90. Poi c'è un modo complicato di capire quali siano i numeri, perché si devono prendere i primi estratti della, diciamo, di 6 ruote, poi se coincidono si passa al secondo, cioè c'è un algoritmo. Però la probabilità del super enalotto è 1 su 96. Quindi non è che è difficile, è semplicemente invece di azzeccarne 5, di azzeccare 6. Ora, quant'è questa probabilità? Allora, questo è 1 fratto 95 per 85 fratto 6. Se andate a fare i conti, 96 è 90 per 89 per 88 per 87 per 86 per 85. 85 lo stiamo a fare. Sotto ci avete 1 per 2 per 3 per 4 per 5. Per 6. Quindi questi due li stiamo a parte e qua mi rimane 95. Se andate, provate e vedete che cosa. Quindi questa qua già l'avevamo calcolata, era una su 44 milioni, qua c'era 44 milioni. Questo numero qua è 14 e qualche cosa. Vi fate i conti e questa viene, se non mi ricordo male, viene circa una su 622 milioni. Quindi lo scrivo con notazione ingegneristica, 6.22 per 10 alla 3, circa 622-623 milioni, non mi ricordo. Non è neanche tanto significativo adesso calcolato, cambia un milione, non è che... Ok, quindi la probabilità di vincere è questa qui. È. Di conseguenza giocano e non vincono. Non subito almeno. Perché? Mettiamo, allora, quanti saranno i giocatori che giocano all'otto? 5 milioni, 10 milioni, ha esagerato. Mediamente quante colonne gioca una persona che va, quante sestine gioca Superenalotto? Una, due. Quindi diciamo che vanno a giocare 10 milioni, ognuno gioca una sestina, hanno giocato 10 milioni di colonne, 10 milioni di sestine. Ognuno ha una probabilità su 622 milioni di vincere, hanno circa la probabilità che in quella giocata venga vinto il super enalotto è circa 5 milioni su 622 milioni, cioè meno di una su 100. Ok? E che cosa succede? Allora, come funziona? Perché qua ci siamo occupati della probabilità di vittoria. E che cosa vince chi vince il super enalotto? E che cos'è il jackpot? Ma come viene determinato questo jackpot? Ma prima, prendiamo la prima giocata, il jackpot sta a zero. Che ci mettono la prima giocata? Allora, prendono tutte le giocate dei giocatori. Diciamo, quei giocatori hanno giocato 20 milioni di euro. Hanno giocato, quanto costerà una sestina? Un euro. Erano 10 milioni di sestine, 10 milioni di euro. Prendono questi 10 milioni di euro, ne danno, che ne so, 3 allo Stato, 2 spese guadagni, ne rimangono 5. Questi 5, sto andando a occhio, le percentuali precise non le so, ma non è significativo. Questi 5 vengono ripartiti, ci sta il premio per alcuni premi accessori. E poi il grosso, mettiamo 3 milioni, li mettono sul jackpot, giocano e non vince nessuno. Che succede a questi 3 milioni? Rimangono là. La prossima volta rigiocano esattamente come prima. I 3 milioni diventano 6. E non li vince, mettiamo che non li venga ancora nessuno, perché la probabilità è
Che succede, diciamo, alla terza row? Che il jackpot comincia ad aumentare e magari qualche giocatore viene ingolosito dai 6 milioni. Qual è l'effetto di questo fenomeno? Più che aumentare il numero dei giocatori, sì, aumenterà anche quello, perché ci sarà qualcuno che occasionalmente dice ci voglio provare pure io. Aumenterà magari uno che giocava una sestina e gioca due, quindi aumenterà il numero di sestine giocate. Quindi la terza volta, invece di giocare 10 milioni, ne giocano 12 milioni di sestine. Quindi la terza volta ci sono 3 milioni e 6. Piano piano, se il jackpot arriva a 50 milioni, vi assicuro che le sestine giocate non sono più 10 milioni, ma sono 20. Quindi la possibilità di vincere a ogni volta, invece di essere una su 100, diventa una su 50. Quanto tempo bisogna aspettare immediatamente perché si vince? Allora, quando uscì il Super Enalotto, me lo ricordo bene, stiamo parlando fine anni 90, 97, 98, per un bel po' di settimane, allora si giocava una sola volta a settimana, per un bel po' di settimane non vinse nessuno e si stava cominciando ad accumulare un jackpot consistente. Capitò allora che i giornali si occupassero della cosa e andarono a, diciamo, a chiedere ai matematici. Beh, quella non fu un'occasione nella quale, cioè, facemmo un po' la figuraccia, perché capitò che un matematico importante di Roma, non è che avesse fatto lui il conto, lui aveva preso un paio di ragazzi che gli avevano fatto il conto. Dice, ma questi, quelli erano tornati, si erano fatti due conti, dice, no, qua non vince nessuno, ma pennanno. E lui disse, no, è una mezza truffa, qua non vincerà mai nessuno, eccetera. E mi capitò di leggerlo il venerdì, e il sabato c'era la situazione. Mi scorse un brivido per la schiena. Per quale motivo? Perché il jackpot era arrivato, stiamo parlando all'epoca era in lire, a più di 20 miliardi, 20-30 miliardi di lire dell'epoca, una cosa del genere. E ormai si vedeva che era un fenomeno che parlavano tutti e tutti quanti. Poi era la prima, un gioco nuovo, quindi ormai aveva preso la. E quindi ero sicuro che a quel punto le sestine giocate erano sui 30 milioni. Perché tutti quanti ci avevano provato. Mo 30 su 622 fa una probabilità su 20, che è il 5%. Mo tu non puoi, certo, è sempre una probabilità piccola, a parte che in 20 settimane mediamente prima o poi usci, però anche sulla singola giocata non puoi escludere una probabilità del 5% che succede. Manco a farlo apposta, il venerdì esce questa intervista, il sabato esce la prima vincita al Super Enalotto. Poi questi sono furbi, non è che si sono fermati lì, hanno capito che se ogni volta la gente deve aspettare in media 30 settimane e il Super Enalotto si vince due volte l'anno, la gente a lunga data si scoccia. Allora che hanno fatto? Hanno portato il gioco prima due volte a settimana e adesso tre volte a settimana, anche se la gente gioca con minore intensità, comunque complessivamente il volume di gioco aumenta. Quindi anche se invece di aspettare 30 settimane devono aspettare 50 turni di gioco, siccome le settimane sono solo, diciamo, i turni di gioco sono 3 a settimana, stiamo parlando di 17 settimane e stiamo parlando di 4 mesi. Quindi 3-4 volte l'anno succede che questo Super Enalotto si vince. E questo rinnova la fede di quelli che vanno tutte le settimane a ve lo dico subito, se Macchiappa giocare alle macchinette, non lo so che impressione mi può fare poi quando dovete fare l'esame di analisi, no? Sta pure registrato, non c'ho timore di essere denunciato per pubblicità negativa. Voi siete studenti di ingegneria, dovete sapere fare i conti, quindi sapete che il gioco non è equo.
Va bene, quindi queste sono un pochino di conti su questi coefficienti binomiali, ma vediamo un po'. Facciamone qualche altro esercizio, perché noi abbiamo calcolato solo le... Rimaniamo per un pochino sulle probabilità. Andiamo a vedere permesso romanista, però sabato si gioca Napoli-Juve. Silenzio. Allora, come funzionano le scommesse sulle partite? Eccola. È al contrario? Quindi si gioca qui. No, è Napoli, io sapevo io. No, vabbè, Juve. Sicuramente voi siete informati meglio di me. No, perché ho sentito a tavola che qualcuno vuole andare già a Napoli a vedere la partita. Allora, come funziona? Tanto a me scrivo questa, ma non è che deve essere legata alla realtà, diciamo. Come funzionano le scommesse sulle partite? Allora, qua ci saranno sì, però ci sta Snipe, che ne so, automatica, Eurobet. Non facciamo, diciamo, mettiamo, non facciamo pubblicità, facciamo bet 1. Bet significa scommettere, no? Bet 3, tutte le varie compagnie che giocano, che offrono questo servizio. Allora, vi danno delle quote. Le quote, manteniamoci sul semplice, sono sui tre possibili risultati, poi ci sono, puoi giocare su tutto, puoi giocare su numero di gol, su chi segna per primo. L'importante è che tu giochi e metti soldi, quello è l'importante, soldi. Cassa, poi loro hanno tanti modi di fare i conti meglio di te. Che significa? Diamo 1,50, mettiamo 3 e mettiamo 3,50. Possono essere, è ragionevole che ci siano queste quote o no? Adesso vi dico un attimo qual è. Allora, innanzitutto cosa significano queste quote? Significano che se io punto 1 euro sulla vittoria della Juve e vince la Juve, se stiamo a Torino la probabilità un po' di più, mi daranno 1,50 euro indietro. Qua me ne danno 3, qua me ne danno 3,50. Vabbè, se magari un tifoso del Napoli mi protesterà che questo numero è basso, questo è troppo alto. Ah, adesso vi dico qual è il numero che dovete controllare. È 2. Allora, andiamo a fare i reciproci di questi numeri. 1 fratto 1,5 più 1 fratto 3 più 1 fratto 3,5. Ok. Allora, questo è circa 0,6 periodi. Questo è 0,3 periodico e questo è circa
vabbè, 1 fratto 3,5 è poco meno di 0,3, 0,28, no. Vabbè, lo faccio con la calcolatrice, ciao. Dovrebbe essere 28 e 14. La calcolatrice. Quindi qua mi viene 1,2853. È venuto un numero più grande di 1. Perché sopra 0,6212? No, no, è uguale circa. È uguale circa, è scritto ma. È uguale circa. È un uguale circa storico. Beh, questo è proprio uguale giusto, ok? Quindi questo più questo fa 1 e qua in realtà queste quote non sono buone, qualcuno vi darà di meglio, qualcuno vi darà qualcosa in più, o vi darà in più sulla l'1, o vi darà in più sull'x, o vi darà in più sul 2. Però mettiamo che io qua prenda la quota migliore. Allora, diciamo che io vado a prendere la quota migliore tra tutte le società. E allora vedo che Bet1 me la dà 1,50, quell'altro me la dà 1,70, poi arrivo uno che me la dà 1,80. Qua invece, che ne so, salgo a 3,2 e qua salgo a 4. Diciamo, oppure qualcuno va da pure a 5. Andiamo a vedere, stavolta devo fare uno fratto 1,8 più uno fratto 3,2 più un quinto, che è uguale circa 1 fratto 1,8 è poco meno di 0,6. Facciamo la seconda decimale. Allora, 0,55, anzi 0,56 approssimando per eccesso, 3,2 più 0,31 più 0,2 che fa 1,07. E ancora ci troviamo se però è possibile in questa situazione che ci sia un'altra società che mi dà la quota sulla Juve a 2,20, non esiste al mondo. Cioè, se voi prendete la quota migliore sull'1, la quota migliore sull'x, la quota migliore sul 2 e fate la somma dei reciproci, questo numero deve venire sempre maggiore di 1. Se no, c'è una possibilità di guadagnarci matematicamente. Allora, come funziona la possibilità di guadagnarci matematicamente? Allora, guardate, io posso fare così. Io posso giocare questa quantità, esattamente questa, 0,56 sull'1, 0,31 sul 2, sull'x, e 0,20 sul 2. Ovviamente gioco sulla società che mi offre la quota migliore. Quanto guadagno? Sicuramente guadagno 1, perché questa 0,2 per 1,5 è reciproco, mi dà 1, il reciproco di 1 il reciproco di 3,2 per 3,2 mi fa 1 e il reciproco di 1,8 per 1,8 mi fa 1. Quanto spendo però? 1,07, quindi non mi conviene. Però nel momento in cui questa somma facesse 0,99, allora io spendendo 0,99 qualunque risultato
si verifichi, avrei la sicurezza di incassare 1. Uno dice vabbè, per un centesimo. Aspetta, io chiamo la banca, dico guarda, vogliamo giocare 0,99 miliardi di euro e vincere un centesimo di miliardo di euro. Quanto sono un centesimo di miliardo di euro? Sono 10 milioni di euro. Se tu mi presti un miliardo di euro per diciamo 3 giorni, quanto vuoi di interesse? Se vuole di interesse meno di 10 milioni di euro, a me mi conviene. Chiaro? Oddio, può capitare, una volta è capitato che un ragazzo abbia detto no, ma là ci stava le quote, fanno 0,99, però era una cosa promozionale, era una cosa in cui potevi giocare una quantità di soldi limitati. Allora se tu vuoi giocare 10 euro è chiaro, eppure ti fanno il bonus di ingresso, te lo possono dare, ti possono spiegare 5 euro per farti giocare. Ok, quindi questo è il vero controllo che dovete fare quando diciamo andate a vedere questo tipo di scommesse. Una sola annotazione. Una sola annotazione. Stavolta non cito la fonte perché andiamo su YouTube, però allora, conosco una persona che lavora esattamente in un pool di persone che devono controllare gli algoritmi delle macchine, cioè VLT, video poker, perché ogni gioco che viene proposto deve soddisfare determinati requisiti di legge. Ci sta un gruppo di persone che ci lavora e che deve verificare. In particolare, una volta mi ha telefonato per un dubbio su una questione di probabilità e parlando di un gioco, che cosa discutendo è venuto fuori una cosa piuttosto curiosa, cioè il giocatore sta giocando alle macchinette, a un certo punto vince diciamo 100 euro. A quel punto la macchinetta gli propone di giocare tipo a raddoppio e il gioco è equo, cioè gli propone, che ne so, fai questo, la probabilità è esattamente il 50%, se lui rigioca i 100 euro vince esattamente 200 euro. Quindi il gioco è un meccanismo molto semplice nel quale si capisce che diciamo non c'è sconvenienza. E allora sono rimasto per un attimo interdetto, perché lo fa? Perché il gestore del gioco offre questa possibilità di un gioco equo se normalmente cerca di mascherare le carte in maniera tale da avere un gioco sempre un po' iniquo a favore del banco? Perché sennò dove stai guardando? Perché lo fa? Allora, il motivo, almeno quello che ho trovato io, poi non so se ho dato l'interpretazione giusta, però il motivo è molto sottile. Allora, nel momento che uno ha vinto 100 euro, che cosa sta per fare? Incassa? E se ne va. Ma dal punto di vista del gestore del gioco, siccome quello, quando è che diciamo, mettiamo che il gioco sia iniquo ma di poco, dell'1%, qual è il, però diciamo quella è una macchinetta, a me mi costa solo la corrente, quello sta là vicino tanto tempo, più gioca più perde, no? Un altro esempio di gioco nel, diciamo che è leggermente iniquo ma dove si possono perdere molti più soldi che all'otto è la roulette. La roulette, se ci sono 37 numeri e tu quando vinci vieni pagato 36 volte la posta,
è leggermente iniquo, non è tanto, chi paga i 36-37 che più del 90%, mentre invece anche sul Lambo, che è quello che paga meglio, ti pagava il 60%. E perché la roulette è più pericolosa del lotto? Perché al lotto ci puoi giocare 3 volte a settimana, alla roulette ci puoi giocare 300 volte in una sera, fino a che non hai perso tutto. È chiaro? Allora, dal punto di vista del gestore, nel momento in cui uno sta per incassare la vincita e andarsene, lo ingolosisce, per ingolosirlo gli devi dare un'opzione vera, un'opzione non, certamente non è che ci può andare in mente, però dice, hai vinto 100 euro, ne vuoi vincere 200? Allora che succede? Guardate che è sottile. Mettiamo che lui giochi e vinca, quindi ha vinto 200 euro. Se ne va? No, è leggermente decresciuta la probabilità che se ne va, perché potrebbe fare, può dire anche, ah perfetto, oggi è la giornata perfetta, ho vinto 200 euro e me ne vado. Però dice, oppure dice, oggi è la mia giornata fortunata, continua. Oppure, se almeno una persona assennata, vuol dire, ho vinto 200 euro, 100 me li metti in tasca. Gli altri 100 sono, non erano previsti, erano in più, quelli me li rigioco e li ripeto. Però, può anche perdere. Ma se perde, non solo è tornato a zero, ma c'è il rischio che giochi ancora di più per i falsi. Quindi, come vedete, dal punto di vista del gestore, le probabilità di averlo, di continuare a tenerlo attaccato alla macchinetta sono tante. Questa è la spiegazione che ho dato io. Poi se ne trovate una migliore, però perché era strano, perché la cosa che colpiva era che in quel momento, proprio quando tu sei a vincere eccetera, ti danno un'opzione che effettivamente è equa. È raro trovare un gioco equo, invece in quel momento te lo danno. Perché? Perché ti vogliono far continuare a giocare. Ok?